Consiglio regionale, risparmi per 6,7 milioni. In Piemonte ripartono gli investimenti. La Fondazione per il Libro diventa nazionale. Il Consiglio regionale si è riunito il 22 e il 24 novembre. Nella seduta del 22, l'Assemblea ha discusso e votato l'assestamento del Consiglio regionale, che si è chiuso con risparmi complessivi per quasi 7 milioni di euro. L'Aula ha poi modificato lo statuto della Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura e ha iniziato l'esame della legge di assestamento di bilancio della Regione Piemonte, la cui discussione è proseguita per tutta la giornata del 24, con l'illustrazione e la votazione degli oltre 200 emendamenti presentati per lo più dalle opposizioni. Il provvedimento torna in Aula la prossima settimana. In copertina! Ammontano a 6.700.000 euro i risparmi effettuati anche quest'anno dal Consiglio regionale del Piemonte grazie alla riduzione dei costi. E quanto emerso dall'assestamento del bilancio di previsione 2016-2018 dell'Assemblea, approvato il 22 novembre. 500.000 euro saranno destinate alle popolazioni dell'Italia centrale colpite dal terremoto. Approvati anche un ordine del giorno del Partito Democratico a sostegno dei Vigili del Fuoco volontari e due atti di indirizzo del Movimento 5 Stelle per la pubblicazione online dei contributi erogati e dei verbali integrali delle sedute di commissione. Superata la fase di emergenza, in Piemonte ripartono gli investimenti. Lo ha annunciato in aula il vicepresidente della Giunta regionale durante l'esame della legge di assestamento di bilancio. La Giunta ha anche annunciato lo stanziamento di 10 milioni per l'edilizia scolastica, 10 milioni per i due nuovi ospedali del Verbano Cusi Ossole di Moncalieri, 2 milioni e mezzo per la viabilità e oltre 25 milioni sul piano casa e sul dissesto idrogeologico. L'assestamento torna in aula la prossima settimana. L'Aula di Palazzo Lascaris ha approvato le modifiche dello Statuto della Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura. Fra le principali novità che andranno a sostenere l'operatività futura della Fondazione c'è la trasformazione da realtà regionale a nazionale, con l'ingresso fra i soci fondatori del MIUR, del MIBAC e di Banca Intesa San Paolo, accanto a Regione, Città Metropolitana e Comune di Torino. Intanto, i nuovi vertici della Fondazione hanno presentato a Palazzo Madama la 30ª edizione del Salone, che si terrà al Lingotto di Torino da giovedì 18 a lunedì 22 maggio 2017. Thank you.